Buongiorno, buongiorno, un buon caffè. Questa mattina è successo di tutto. Mi sono alzato un po' più tardi del solito. Diciamo che ho messo i piedi giù dal letto intorno alle 6, che per me è molto tardi. Avevamo ospite la nostra nipotina, perché la dovevamo accompagnare all'asilo nido, ci ha pensato Franca, perché i genitori dovevano portare l'altro figlio a un controllo, tagliando. È la bellezza dell'essere nonni, il piacere d'essere nonni. Come si può cominciare meglio una giornata se non con la propria nipotina? Non riesco proprio a pensare a un modo alternativo, una cosa meravigliosamente bella. Nel frattempo però mi si è bloccata una parte di informatica. Il computer si è resettato, il telefono in questo momento non sta funzionando come dovrebbe, non spedisce le cose con AirDrop e io dovevo trasferire i documenti. E quando ho problemi informatici, oramai i miei parenti sanno tutti che l'unico modo per tenermi tranquillo è mettermi in coma farmacologico finché il problema è stato risolto da qualcun altro, perché tra l'altro spesso e volentieri non li so risolvere, anche perché aumenta l'ansia e questo non aiuta a risolvere i problemi. E questo era un problema, perché dovevo pubblicare tutte le cose che pubblico al mattino, il caffè, il podcast, gli auguri di compleanno, tutta una serie di elementi della mia morning routine che, se non riesco a fare, mi mettono ansia. E poi ci sono stati altri elementi. Ci sono state alcune domande alle quali pareva che dovessi rispondere immediatamente, dei messaggi che mi sono arrivati sui vari media che mi chiedevano una risposta immediata. Il tutto mentre Matilde mi diceva: nonno, giochiamo? E io quello che avrei voluto fare era proprio giocare con lei. Infatti, alla fine ho fatto così. E poi si doveva uscire per portarla fuori. Ma perché vi sto raccontando tutto questo? Che cosa ha a che fare tutto questo con un caffè? Tantissimo, perché il punto essenziale è: sai darti le priorità? Sai capire cosa conta veramente? Quali sono veramente le cose che meritano l'attenzione? Ecco, io stamattina ho avuto l'impressione che no, non ce l'avessi, non riuscissi a capire qual era la cosa più importante, non riuscissi a capire che il mondo in fin dei conti gira anche se non funziona AirDrop sul telefono, anche se il caffè esce più tardi, anche se il podcast viene lanciato alle 10 invece che alle 7:30, che la cosa più importante era stare con Matilde, gustarmi ogni singolo istante e riuscire a superare l'ansia, perché tutte le cose si risolvono. Che cos'è che a volte ci fa scattare questa incapacità di stare in quello che stiamo facendo nel modo corretto? Cioè dando le giuste priorità, dando il giusto spessore, guardando le cose a distanza. Perché se io le guardo adesso a distanza anche solo di un'ora, tutto ha un senso completamente differente. Ed è così anche nel lavoro, quando non riusciamo a trovare la differenza tra urgenza e importanza. Quando non riusciamo a capire quello che in quel momento sembra una cosa da fare subito e quelle che sono le cose invece che poi hanno conseguenze, impatto sulla nostra vita, che sono poi alla fine le cose che contano di più. E allora buongiorno e buon caffè. Vi do appuntamento qui domani, come sempre, per un altro caffè con questi meravigliosi giochi di macchina e vi invito a venirmi a trovare su paolopugni.it.